Iniziamo un nuovo viaggio raccapricciante. Allora, ne faccio due in uno questa volta, ragazzi, anche se sarà dedicato comunque a Giorgio Di Salvo. Però, siccome qualcuno mi ha detto, credo fosse Mario, mi aveva detto, also known as Masacco, quest'altro individuo qua, solo che mi dispiace Mario, ma quando vedo gente che parla di politica io non ci perdo tempo, perché quando siamo a quel livello, cioè siamo a un livello veramente basso, io cerco di avere a che fare con gente di un certo livello, diciamo, come questo Giorgio Di Salvo, ragazzi, che devo dire fra tutti quelli che, diciamo, ho smascherato, diciamo, è l'unico che non sento quel vomito, no? Quando sento questa roba orientale, eccetera, eccetera, no? È l'unico che si può sentire, anche se, insomma, ovviamente, come farò vedere nella presentazione, ci sono cose che purtroppo non ci siamo, secondo me, no? Ma poi ne parliamo. Intanto, al volo, questo qua di che mi aveva detto Mario, questo, come si chiama? Luca Vincitore, lui. E niente, cioè quando vediamo qua politici, ragazzi, questo fa video su video e parla di politici, cioè siamo a livelli veramente come guadagnare con YouTube, poi c'aveva sul suo Amazon. Poi è andato da Radio Radio. Non ci siamo, cioè, qui siamo a livello mostruosi proprio. Qui c'è una croce templare, qui c'è la giacca e la cravatta, qui dice che è contento che lavorerà per la Rai con Gard Lerner. God, lui è Dio. E su Rai 3, cioè, quando siamo a questi livelli, ragazzi, io non perdo tempo. Quindi andiamo al main subject, al soggetto principale, che è Giorgio Di Salvo. Qui parliamo di. Io all'inizio, quando ho visto sta foto, ho detto: minchia, è che Alan un'altra volta il solito. Mamma mia. Invece, lui è siciliano, è abbastanza. Ha molto conoscenza. Però, insomma, ragazzi, non dobbiamo perdere la nostra via, anche se. Perché lui, anche in quest'ultimo video che stavo vedendo suo, dice: ma io quando mi trovo davanti a un massone, dice, è come un pozzo proprio di conoscenza e non posso a priori così scartarlo, questa persona, solo perché è massone, perché sanno talmente tanto, solo che. Infatti il problema mio con questa gente, ragazzi, che si credono così, questi spiritisti, psicanalisti, esoteristi, eccetera, eccetera, e tutta questa vostra conoscenza che pensate, non so, tutta questa conoscenza, sicuramente ne hai sicuramente molto più di me, Giorgio Di Salvo, ma il problema mio è questo sempre. Voi il 2020 e il 2021, dove siamo stati umiliati alla grande, voi che avete questa possibilità di contattare, di vedere alieni, di parlare con spiriti, non so che cosa riuscite a fare. E come mai anche voi, diciamo, che siete così speciali, avete subito come tutti noi altri stronzi il 2020-2021? Avete messo la museruola, oppure se siete così, avete i soldi, magari avete mandato qualcuno, come faccio io, a portarvi da mangiare. Quindi io mi dibanco, come si dice, tutte le volte che apro il video. Cioè, io ho fatto video su di me dove dico che sono un parassita, eccetera, eccetera. Però voi invece non lo dite questo! E chiedete pure i soldi, cazzo! Quindi questo è il mio problema, ragazzi, con questa gente. Bellissime parole, sanno tante cose, ma lato pratico, quando si tratta di, non so, mettere in pratica tutta questa conoscenza che avete, e voi siete topi come noi, e lo dimostra il fatto che voi siete costretti a fare video. Siete costretti a fare video. Perché se voi aveste tutto questo mondo vostro dove siete superiori a noi, stareste nel vostro mondo là, così superiore al nostro, e stareste bene lì, non avreste proprio niente a che fare con noi. Ma se fate questi canali, e lui stesso dice che
che è stato internet, che è stata una manna per loro, perché hanno i polli che li seguono e credono alle loro minchiate e gli danno i soldi. Quindi andiamo avanti, la posa, questa posa ormai in tutti questi video che faccio, sì ragazzi, ho dovuto mettere la luce stavolta, mi sento un po' un classico youtuber con le luci eccetera eccetera, però ho dovuto mettere perché questo computer non ce la fa, io non riesco aumentando l'ISO per dire a tirar fuori luce quando qui c'è buio, tipo copro la luce, vengo così, non si vede quasi un cazzo. Metto la luce, si vede un po' il nostro soggetto, il nostro parassita, come abbiamo detto. Quindi andiamo avanti, questa posa, la mente, è la mente, ma anche tu hai messo la museruola o hai mandato qualcuno con la museruola a darti e portarti il cibo, ok? Quindi sì, avrai i tuoi rettili, questa gente VIP che ha aiutato così tanto l'umanità a svegliarsi, e ti fai tutto figo che fai le foto con sta gente, ma ripeto, hai dovuto mettere la museruola come tutti noi, stronzi, quindi ecco, inutile che mi fai vedere queste foto di gente famosa. Anche tu sei andato da Inzaghanel Lion con Luke Anali, cioè, siamo a sti livelli purtroppo, voglio dire, sei andato dal brujo qua, le ali del brujo con questo tizio qua, insomma, a parlare di UFO e di paranormale. Si è andato a parlare di alieni e psicosette da un certo Vincenzo ipnologo. E ti ho detto tutto. Ragazzi, io sono ignorante, però nella mia ignoranza non mi sfugge questo piccolo dettaglio, che è stato questo grande esperimento che hanno fatto il 2020. Dove cazzo eravate? Dove voi che siete così in contatto superiore eccetera eccetera, tutti siete stati messi a pecora come tutti noi, questa è la verità, è inutile che mi fai lì lezioni e cose, pratica cazzo, studiamo Cristo, e beh qualcuno riuscirà mai a fare come Cristo, come ha fatto Bill Cooper, per dire, che quando questi stronzi ti costringono a mettere la museruola, a umiliarti come ci hanno umiliato, tu non obbedisci, ti metteranno dietro, ti faranno il TSO, te lo becchi. Questa, il resto, tutti quei libri che hai dietro, sono parole poi. Oltre alla conoscenza, devi avere anche l'azione, la pratica di quello che dici, no? Altrimenti rimangono parole senza vuote proprio. O almeno, ragazzi, così è come la vedo io. Cioè, per me, io ancora devo vedere un Bill Cooper oggi. Perché a parole tutti sono bellissimi, bravissimi, eccetera. Ma il problema è che tu sei cattivo, come lo siamo stati tutti noi, ad andare a non contrastare l'umiliazione che abbiamo ricevuto. Punto. Come ho detto, anche nella situazione più estrema, l'uomo con dignità deve dire, anche se la situazione più estrema, no, che dico sempre, uno ti mette una pistola in testa e ti dice fai quello che dico io. Tu gli dici vaffanculo, non lo faccio, hai sempre un'opzione, questa opzione non l'abbiamo usata noi il 2020, il 21 e quello che è stato, l'umiliazione che ci hanno fatto, nessuno l'ha usata. E qualcuno mi dice ma non si salva nessuno, cavalier cazzo si salva per me, cavalier cazzo, Mauro Boscolo si chiama lui. Ecco, lui ha avuto i coglioni, ancora adesso soffre che deve farsi i processi, le cose, perché lui quando c'è stata tutta questa messa in scena, no? Lui non metteva la museruola e andava in giro, no? Nonostante ci fosse il lockdown. E ancora oggi deve farsi seguire le lettere che il sistema gli manda e deve presentarsi lì, ma si presenta al tribunale, però non può entrare perché lui non vuole mettere la museruola. Questo! Un minimo in Italia almeno c'è stato un qualcuno che qualcosa ha fatto, il resto sono parole, ok? Appunto, cioè, questo è il mio livello. Poi c'è molta gente che gli piace la tua conoscenza, la conoscenza di questo tipo di gente, e usa YouTube e internet semplicemente per intrattenimento. Va benissimo allora, ma basta che... Non parliamo di Cristo e di queste cose qua, perché quando ti sento parlare di Cristo e di queste cose qua, dovete sciacquare la bocca, cazzo, quando parlate di Cristo.
Ok. Cristiani significa fare quello che ha fatto Cristo. Cristo non c'aveva le palle mosce come ce l'abbiamo noi. Ok? Quindi, almeno, io posso capire che noi possiamo mai essere come Cristo, no? Perché lui era quello che era. Ma almeno ammettere di essere stati umiliati e non aver avuto i coglioni il 2020, tutti quanti. Questo punto, mi basta! Infatti neanch'io ho avuto il coraggio, io mi sono rifugiato qui in montagna. Rifugiato in montagna, sembra chissà il cazzo. Questa è una cazzo di casa come un parassita, lo prendo dai miei genitori che lavorano per mantenere me. Questa è la verità. Zozzo schifoso sono anch'io, però almeno lo dico cazzo che sono una merda. Voi cazzo siete tutti possessioni e stato larvale. E voi che non siete posseduti da queste larve, che cazzo fate? Sempre da Inzaghi Lion, da Luke Anali. I tarocchi. Che cazzo devi fare questi tarocchi? Una bella pratica? Questo è il mio problema. Sei stato da BioBlu in giacca e cravatta. Cosa ci facevi da BioBlu, scusa? Cosa? Sappiamo tutti cos'è BioBlu. Palloni nei cieli USA, forme viventi seppur non umane. Io quando devo dire, cioè, quando devo vedere se una persona non ci siamo, proprio la prima cosa che vedo è metto nome della persona, BioBlu, se c'è stato o meno. Io spero che non ci sia stato spesso da BioBlu, Giorgio. Guarda, è l'unica volta che mi dirigo alla persona che sto smascherando, perché le altre persone che ho smascherato fino a mo' mi fanno talmente schifo che li prendo solo in giro. Invece lui mi sembra una persona, non lo so, che, non lo so, è stato, non dico piacevole sentire, perché ho speso tutto il giorno a sentire i tuoi video, ma tutto qua, insomma, non ho un odio particolare per te, per dire, e semmai lui dovesse guardare questo video. Però ecco, ci sono queste cose che non vanno assolutamente, è come... Poi questo è un mio altro appunto che non c'entra niente con Giorgio, è che queste persone, queste giornaliste, diciamo, di BioBlu sono una... le vedo molto, diciamo, molto, molto, diciamo, con un testosterone alto, diciamo, diciamo solo questo. Non so, sono io che ho questo occhio strano, che vede cose strane qua in queste donne, non lo so... Ma non so, non è un problema questo, ragazzi, non è un problema. E fai lo stesso simbolo del Skull and Bones, che tanti fanno. Qui addirittura fai un video dove parli della Blavatsky, perché secondo te tutta questa gente esoterica è un pozzo di conoscenza e va sentita. No, grazie, per me no grazie. A leggere i libri di sta gente proprio non ci tengo. Io posso leggere la Bibbia per dire, per trovare i cazzo di coglioni che mi manca per fare come Cristo, cazzo. Scusate, ho detto nella stessa frase Cristo e cazzo, non dovevo. E però per il resto, che cazzo me ne fotte a me della geometria sacra per capire la forma del cazzo in culo che ci hanno infilato questi, e di coglioni che mi mancano per prendere la carta d'identità, strapparla, e se qualcuno mi rompe il cazzo e dico levate dal cazzo, questo è che ho il terrore di fare un bambino, per dire, perché dico che questi ce lo prendo, me lo prendo, mi fanno il TSO e il bambino chissà che fine fa, poi, per dire, ecco questi coglioni che mi mancano, per dire, no? Chi me li dà? Sto cercando gente che mi dà coglioni. Sto ancora così fermo. E vedo sta bella gente così. Aboliamo la caccia, dici qua nel tuo Facebook. Manca solo, insomma, che... A parte che anch'io sono stato vegano, però insomma, questo abolire la caccia è molto voluto dal sistema, perché piano piano loro
quando daranno anche diritto agli animali, poi tu non li potrai nemmeno mangiare a quel punto. Però lasciamo perdere, perché io mi ricordo che prima che mi svegliassi, diciamo, quindi parliamo prima del 2018, mi ricordo, stavo tipo in macchina, stavo facendo tipo un viaggio di 2 o 3 giorni così, da solo nelle montagne così, facevo spesso, e mi ricordo che avevo visto dei cacciatori lungo la strada e ho detto, che cazzo, l'ho tipo preso in giro, tipo, ma che cazzo, mentre andavo in macchina, cioè, una cosa un po' da codardi, cioè, tipo l'ho preso in giro però mentre andavo in macchina. Però per dire che anch'io ero, infatti ero diventato vegano perché avevo visto un documentario dove ammazzavano gli animali, eccetera, eccetera. Qui c'è stato da Border Night e poi c'era quest'altro rettile qua che parlava, qui OM, che parlava che è stato, ha lavorato per RTL, tipo, sembrava. Qui l'altro simbolo OM, ma qui ci sono tanta roba orientale qua, e poi ci sono questi. E tu stai a Border Night, non ci siamo proprio, ragazzi. Alle ali del brujo, vediamo cosa hai detto. Gesù e fa un rituale. E su, inizia a piegarsi verso il basso, fa come un saluto al sole. Quindi dici che Gesù fa un rituale e fa un saluto al sole. Ma di queste citazioni ne vedremo tante adesso. Barabba è l'antitesi. Gesù. L'antitesi di Gesù, in questo momento Gesù sta vivendo una esistenza duale. Capitai il fatto questo dualismo, no? Sceglie Barabba che è l'antitesi di Gesù, e l'antitesi di Gesù si chiama Anticristo, anche se qui è scritto male. Qui c'è molto simbolismo così, diciamo, esoterico, no? Quello che stiamo assistendo, Via Crucis, non è altro che il percorso di vita che noi dobbiamo fare, un percorso iniziatico, quindi dai una tua interpretazione della Via Crucis, un percorso simbolico e un percorso storico-religioso, quindi ha diverse strade, diversi strati, vi sto parlando di quello mistico, perché Gesù e Barabba sono una tesi e l'antitesi, la differenza. Insomma, tante robe così, un po'. Allora, stazione incontra Maria, ecco la terza stazione, cade, che rappresenta la parte maschile, che deve dominare quando emerge la parte femminile. Dico solo queste cose. Poi qui c'è stato un video dove si parla del Metatron, l'uomo che diventa Dio, che divenne Dio. Si evince da questa storia che Dio è infinitamente buono, eterno, ma a questo punto bisogna dire che non è infinitamente, infinitamente potente. Quindi Dio non è infinitamente potente. Qui c'è scritto video, ma è stato trascritto male da YouTube. C'è scritto, lui dice Dio. Quindi, ecco, mettiamoci per un attimo le lenti della simbologia mistica e a capirlo. E mi chiamo a capirlo, Dio non è infinitamente potente, e questa è una prova, è immortale, può fare miracoli, ma non è infinitamente potente. Aspetta, cosa per la luce? Allora, ascoltare le passate dirette, io dico sempre che Dio in una camera buia, è consapevole di sé, la luce rende consapevoli lui e il suo creato. L'uomo ha il compito di pensare a Dio, di essere consapevole di lui, e di conseguenza lo rende creatore. Quindi l'uomo. Ok, quindi. E gli uomini servono a Dio per renderlo consapevole. Gli uomini servono a Dio per renderlo consapevole. Tutte cose, insomma, che. Diminuiscono un po' Dio, no? Chi capisce di simbologia è importante il messaggio, perché la costruzione della storia della Bibbia, il Vangelo, sono state fatte per essere capite dalla parte simbolica, perché la logicità non c'è, non ce n'è, non c'è logica nella Bibbia, dice, deve essere interpretata in modo simbolico. A me non interessa se Gesù è esistito
o se è andato a banchettare vicino al gradino a Getsemani. Non interessa questo, mi dispiace. Tu mi stai parlando di cronologie storiche. Non importa a me, importa la chiave simbolica. Quindi questo sto prendendo queste citazioni proprio per dire, insomma, che tutta questa gente che vede la Bibbia lo interpreta in modo simbolico, ovviamente. E anche Cristo per loro è il Cristo interiore. E poi qui vediamo il suo PayPal, eccetera, eccetera. Qui cosa abbiamo? Allora, la parte lunare sta in fondo a questo quadro, è fantastico, quindi ci aiuta a capire cosa c'è, l'archetipo che c'è dietro il disegno dovete vedere il Tao, questo è il Tao, quindi la femmina, il femminile che incontrò il maschile, quindi sta interpretando questa cosa Via Crucis in un modo un po' poco ortodosso, diciamo. Ho creato il life. In questo significa vita nuova di Dante e inutile negare. Ah, lui dice che ha dato nome al suo canale YouTube New Life perché l'ha preso da Dante. Dante, insomma, io penso che sia un rettile, come li chiamo io, cioè un mostro, insomma, però comunque sì. Un esoterista, quella roba là. In questo caso il legarsi a se stessi, fate un cammino spirituale e esoterico, non solo spirituale ma esoterico, e vi garantisco che sarete invincibili nei confronti. Quindi lui dice che se voi, pecore, seguite i suoi consigli, fate questo cammino spirituale esoterico, nessuno, non vi potranno fare più nulla. Ma il problema è che ce l'hanno fatto, ok? Ci hanno umiliato, abbiamo dovuto mettere la museruola. Voi l'avete. Come ripeto, io indirettamente l'ho messa la museruola, ma non l'ho messa io. Ok? Quindi è inutile che sognate che se fate questo cammino spirituale esoterico nessuno vi potrà toccare. Perché vi vedo, è inutile che fate gli speciali. Il 2020 ha fatto cadere tutte le maschere. Siete tutti senza palle. Siamo tutti senza coglioni. Muti state almeno. Non dite ste minchiate almeno. Non vi potranno fare niente. Allora dimostracelo, no? Tu che sei il maestro di questo cammino spirituale esoterico. Vai, fai video dove nessuno ti tocca durante il lockdown e vai a fare la spesa senza la museruola. Dai, perché non l'hai fatto? Magari quella è la capacità di Cristo spaziare dal nostro presente e passato, mettersi nel qui e ora. Quindi quando, dove sentite. Quindi il Cristo è nel qui e nell'ora. Quindi fanno sempre questo mischiare tra cristianesimo e sta roba orientale, no? Interiormente, ma siccome i cattolici che non sono i cristiani, attenzione! I cattolici non sono i veri cristiani, dice. I cristiani. Il cristiano è una filosofia, una scuola di pensiero interiore. La cristianità, il cattolicesimo poteva essere la legge universale. Insomma, dicono quello che dico sempre, che loro non, quando dicono Cristo non intendono Cristo, intendono il Cristo dentro di noi. No? Pensiero interiore, capito? Vediamo qua. Uccideva, non trovava San Michele, uccide il Dio. Ah, quindi il San Michele che è il simbolo, il San Michele che schiaccia, no, il diavolo, no? Perché non può uccidere una sua. Non è che uccide, dice. Non troverete mai San Michele che uccide il diavolo, troverete che lo sotterra perché non può uccidere una controparte. Il male ha bisogno del bene. Il bene ha bisogno del male. E dice, è una cosa molto complessa questo.
ormai queste cose, chi segue il mio canale l'abbiamo capito ormai. Non c'è niente di complesso di questa cosa, del vostro Tao, del bene e il male, che è la stessa cosa, ci serve il bene per il male. Questo, per neutralizzare il male, c'è questa filosofia che dice, ma che cazzo? Cristo si accorge che questa seconda avvenuta di questo ragazzo Rosa Crociata, qui sta decifrando Marcellino Pane e Vino, il film, e dice che Cristo si accorge che questa seconda avvenuta di questo ragazzo, Marcellino Pane e Vino, questo ragazzo Rosa Crociano, il ragazzo, il Rosa Croce, diciamo, la filosofia, cioè questo Rosa Croce significa un essere che spiritualmente e moralmente è arrivato, diciamo, è perfetto. Questo significa Rosa Croce, no? Qui stavo cercando così di decifrare la sua cameretta. Qui vediamo il logo con l'occhio, molto, molto significativo. Qui vediamo sempre questo cannocchiale, che ha sempre come simbolo, potrebbe essere quello di vederci lontano, a differenza nostra. E ma può darsi, anzi, come molto probabilmente è lì messo lì per caso. La conoscenza salva, knowledge, gnosis, tutta questa gente, ragazzi, si pensa che la conoscenza li salverà. Il problema è che loro nel 2020-2021 sono stati chiusi in casa come tutti noi, ok? Quindi questa loro conoscenza non l'hanno messo in pratica. Quindi è inutile che state lì a dargli i soldi, a darvi questa conoscenza, se poi non avete i coglioni di fare qualcosa con quella conoscenza. Ok? Inutile. Oppure, no, aspetta. Se voi usate questa conoscenza così per intrattenimento, allora va benissimo. Andate, vedete questa roba. Se è tipo una... fai tipo una pippa al cervello. Che bello. Guarda, ho imparato questa cosa. Che bello. Ma finisce là, cioè... il seme se ne va nel vuoto, diciamo, dopo che sei venuto, che hai visto i suoi video, diciamo. Ma anche i miei, cioè anche i miei video. Anch'io sto cercando questi video di... Il mio scopo è... È comunque una comunità questa di YouTube, diciamo, di gente che ci siamo messi un po' in contatto. Spero di trovare i coglioni per essere meno codardo di quello che sono adesso. Cioè, tutto qua. Lui dice che ha conosciuto il Dalai Lama, che ha criticato ovviamente nel suo ultimo video, se non sbaglio, e dice che in passato lui faceva l'investigatore, si dice, sì, e ha conosciuto il Dalai Lama. Ma sarà vero? Sarà forse una storiella che racconta le pecore per impressionarle, così... riaccogliono sempre di più, ma questo non lo sapremo mai. E diciamo che la rete ha salvato l'esoterismo e la spiritualità, nel senso che meno male, ci sono i polli che ci danno i soldi qua, porca troia, sento le minchiate nostre. Qui parla della grande Tartaria, ragazzi, con un altro grande. Ragazzi, questo Tom Bosco, io l'ho sentito diverse volte, fa questo saluto così, non so che cazzo significa, sarà tipo un qualche cosa, tipo in Star Trek forse si salutavano così, non lo so, che la forza sia con te, tipo, non lo so. Ma niente, cominciamo a vedere un pattern che si ripete qua, Tartaria, ufologia, orientalismo, spirito di luce, di cose, triangoli qua, eccetera, eccetera. Sembra il CERN qua, 666, ripeto, non lo so, insomma. Qui parliamo Gesù e l'Egitto, e magari ci direi che Gesù è andato in Egitto, si è informato, è diventato un esoterico come voi. Ognuno, ragazzi... Come ho detto in chat l'altro giorno,
ognuno di noi ha fatto un'immagine di Gesù, come dicevo, è stato contemporaneamente sia un nazista, sia un cristiano, sia un comunista, sia un MGTOW, sia un ateista, sia un anarchico, sia un qualsiasi tipo di ideologia ha voluto mettersi a appiccicarsi Gesù come ma Gesù in realtà ha detto quello che vogliamo noi, no? E loro ovviamente l'hanno fatto passare anche come un esoterico, come guarda, Gesù diventa quello che uno vuole, si proprio prendono l'immagine e se la appiccicano, ecco. Gesù ha detto e ha fatto quello che dico io, ognuno con tante ideologie diverse si è preso questa cosa di interpretare Gesù come vuole lui o la Bibbia, cioè. Quindi insomma qui siamo in un canale che si chiama Forza Cosmica insieme a Giorgio Caria, che è un altro che tempo fa ne parlai, e si parla di Aleister Crowley, ragazzi, roba buona. UFO, una minaccia per la Terra? Parliamone con Giorgio Di Salvo. E qui un video giusto così, perché è stato troppo divertente, ho detto no, devo fare una schermata. Questi sono sicuramente i tuoi... A quanto pare farò anch'io parte di questa gente, perché mi vedrai come uno che ti attacca, ovviamente. Però se qualcuno per prendervi in giro ha fatto un video dove... praticamente in un live che facevano questi due, Giorgio Di Salvo e quest'altro Tom Bosco, e qualcuno di loro due ha scorreggiato. Indoviniamo chi è stato dei due, non lo sapremo mai, ragazzi. Io avrei voluto chiudere con questa qua, così, una risata, ma vediamo anche queste ultime slide, come si dice. Adduzione aliena, ragazzi, che abbiamo parlato, che sono minchiate. E poi Marte è attualmente abitato? Queste sono cose che veramente ci preoccupano, proprio non dormo la notte per scoprire questo mistero. Io proprio giorno e notte penso se c'è vita su Marte. There's life on Mars. Mars, non c'è vita su Marte, su Mars. Nel suo canale dice che un certo Pinotti a Rai 2 difende l'ufologia. Certo, l'ufologia è stata promossa e voluta dal sistema, perché poi lo useranno questa scusa dell'alieno, eccetera, eccetera, questo teatro che ci faranno fra poco, no? E in più l'alieno automaticamente cancella Dio, perché se la vita è proprio ovunque nell'universo, a quel punto sembra tutto senza senso. E qui fai un saluto a Ennio Morricone, Giorgio Di Salvo fa un saluto a Ennio Morricone, ragazzi, e poi parlano di un certo spiritistas, non so come si chiamano questa gente, insomma, che ha codificato il spiritismo, ragazzi. È una persona che addirittura una nazione gli dedica un francobollo, e diciamo che io non sarei così fiero a studiarmelo, a dire che è bello, bravo e buono, e questo ha fatto tutto un Vangelo tutto suo, insomma, usando sempre Gesù Cristo, che loro chiamavano essere di luce, una roba del genere, ragazzi. Insomma, ognuno usa Gesù per dire quello che vuole lui, ok? Abbiamo visto Giorgio Di Salvo e questo è stato. Alla prossima, ciao.